benvenuti a questa cerimonia di inaugurazione. Per un attimo torniamo indietro nel tempo. Era il 14 marzo del 1920. L'allora Consiglio Comunale della città di Castellamonte aveva deciso di impegnare il lascito dell'imprenditore Felice Faccio per la creazione di una scuola. Una scuola che venne istituita legalmente il 12 maggio del 1922 con regio decreto firmato da Vittorio Emanuele III. Era la scuola d'arte. Ebbene, da quella data ad oggi sono passati soltanto 100 anni, Pasquale? 100 anni. Ed è proprio questo il motivo per il quale l'amministrazione comunale ha voluto dedicare la 61esima edizione della Mostra della Ceramica per omaggiare i primi 100 anni di questa scuola. Pensate che presso questa regia scuola d'arte sono nati i primi corsi femminili di ricamo, di cucito, di taglio, e invece per i giovani adulti i corsi di ebanisteria, falegnameria e di ceramica. Oggi sicuramente la didattica, ed è certo, è in continua evoluzione. Ma la Mostra della Ceramica continua ed è articolata in più esposizioni. Sono esposizioni che sono ospitate presso sedi pubbliche, sedi private, e in queste sedi sicuramente conoscerete il nuovo linguaggio della ceramica. Ci sono stili diversi, tematiche diverse, colori, forme, espressioni artistiche che provengono dall'Italia e dal mondo intero. Ma prima di conoscere questo palcoscenico artistico, il saluto da parte del primo cittadino, il dottor Pasquale Mario Mazza. Grazie e benvenuti nella città di Castellamonte, unica città del Piemonte a far parte dell'Associazione Italiana Città della Ceramica. Quest'anno, diceva prima giustamente Marinella, abbiamo deciso di partire dal liceo, oggi liceo, allora quando è stato creato Istituto Faccio, perché compie 100 anni. È un compleanno importante ed è un compleanno dove poi dovremo continuare a lavorare assieme all'istituzione scolastica, e ringrazio qui il professor Ballino, con tutti i suoi professori, con tutti coloro che lavorano nel mondo della scuola, che sono tanti, e che tutti i giorni lavorano per far sì che questo istituto, che questa scuola continui a vivere e cresca. Avevamo detto che questa, durante la manifestazione per la pace, quando è scoppiata la guerra, dicemmo davanti alla in rotonda antonelliana davanti alla chiesa che questa mostra sarebbe stata dedicata all'Ucraina. Oggi noi abbiamo qui, e li saluterei con un applauso, i figli di Mariupol, che sono con noi da circa un paio di mesi più o meno, e che si tratterranno ancora un po' con noi, dopodiché ritorneranno in patria. Grazie. E poi voglio salutare la console della Romania, la dottoressa Ioana Gheorghias. Abbiamo deciso, questo è il primo anno che noi facciamo un focus sulle arti, sulle ceramiche di uno stato estero. Abbiamo iniziato dalla Romania, perché con la console ci stavamo parlando già da un po' di tempo, e perché la comunità rumena a Castellamonte è una comunità numerosa, integrata, e alla quale noi vogliamo bene. Per cui è questo il motivo per cui partiamo dalla Romania. Grazie. Saluto,
io mi dilungherò un attimino, però devo salutare un po' di ospiti, come è giusto che sia. Intanto saluto i consiglieri regionali Mauro Fava e Monica Canalis, che sono qui con noi. Saluto i miei colleghi di Città Metropolitana, il vice sindaco Jacopo Suppo con i colleghi assessori e i colleghi consiglieri. Saluto Gianna Pentenero, che rappresenta la città di Torino, ma che negli anni è sempre stata presente alla mostra della ceramica, e questo per me è un gran piacere. Saluto i tanti colleghi sindaci o i loro rappresentanti, sono davvero tanti, siamo davvero tanti, e dopo dirò alcune cose su questo, però davvero fare il sindaco oggi, fare l'amministratore è diventata quasi un'impresa. Io davvero vi chiedo un applauso forte a tutti, a questi miei colleghi che tutti i giorni lavorano per la nostra comunità. E poi ringrazio la Camera di Commercio, non è presente, Guido Polato mi ha telefonato, è ancora in ferie. Comunque io ringrazio la Camera di Commercio, che è uno dei nostri sponsor istituzionali. Ringrazio il presidente di UNCEM, Marco Bussone, che non ho visto ma che mi ha detto che sarebbe arrivato, non l'ho ancora visto ma mi ha detto che arrivava. Saluto, e poi interverrà CNA, saluto la fondazione CRT che ci sostiene economicamente, l'Associazione Italiana Città della Ceramica, la SMAP, saluto e ringrazio la Puglia, Don Angelo, perché ci presta tutti gli anni, da 2 anni, questo è il secondo anno dopo 20 anni di fermo, però ci dà la possibilità di usufruire della rotonda antonelliana, che dopo vedremo, ed è un sito unico, un sito bello. Ringrazio Giacomo Spiller e la Filarmonica Romana di Castellamonte, perché ci ha ospitati in quanto stiamo restaurando Palazzo Bottone, e quindi quest'anno insomma abbiamo cambiato un po' la disposizione dei punti espositivi. Saluto tutti coloro che hanno messo a disposizione i punti espositivi, che sono tanti, che sono importanti, che sono vitali per la città di Castellamonte. Saluto i partecipanti al concorso, saluto gli artigiani e gli artisti sia di Castellamonte che non. Saluto gli sponsor privati. Vedete signori, se noi riusciamo di nuovo ad allestire la rotonda antonelliana è grazie a loro, e grazie al loro sostegno, e grazie al fatto che questi imprenditori credono in un progetto di città, di sviluppo della città, di sviluppo del territorio, e quindi a loro va un grosso applauso. Saluto e ringrazio per la loro presenza i parlamentari locali, l'onorevole Alessandro Girovigna e l'onorevole Francesca Bonomo. Un saluto e un abbraccio particolare alle nostre associazioni cittadine che anch'esse ci sostengono nell'organizzazione, nel fare anche i lavori manuali, perché dietro a questa mostra c'è tanto, tantissimo. Saluto le forze dell'ordine, il comandante qui presente, per tutto il supporto che ci dà. E poi lasciatemi salutare i miei assessori e i miei consiglieri che sono qui con noi, che stanno lavorando, che lavorano tutto l'anno, lavoriamo fianco a fianco, e devo anche dirvi che mi sopportano. Perché io ogni tanto mi allargo,
ogni tanto mi allargo, dico delle cose, poi mi dimentico anche di dirgliele. Guardate, davvero li ringrazio molto per tutto quello che fanno, sia gli assessori che i consiglieri. Ma ringrazio gli uffici del Comune di Castellamonte, che tutti, in particolare l'ufficio cultura, ma tutti, l'ufficio tecnico, l'ufficio ragioneria, la polizia municipale, il SUAP, tutti hanno fatto il loro lavoro, ognuno ha fatto il suo. Guardate, dietro a questo momento c'è tanto, tantissimo. Ringrazio le aziende e i lavoratori che da un mese che stanno allestendo questa mostra. Ringrazio la giuria, ringrazio il curatore, professor Bertero con Fabio, che anche loro mi sopportano, telefono a mezzanotte, vediamo questo, facciamo l'altro. E poi saluto e ringrazio tutti i servizi di informazione per il sostegno che ci danno e per la divulgazione di tutte le iniziative. Infine ringrazio tutti i cittadini, cittadini e appassionati che sono qui presenti oggi. Terminati i saluti, che erano fuori tempo, adesso i miei due minuti canonici, perché poi il sole cuoce la testa e quindi non va bene, dobbiamo muoverci. Allora, vi dico una roba sul futuro. Stiamo preparando con i miei colleghi sindaci, dov'è Marco Succio e Andrea Zanusso, stiamo preparando una iniziativa nuova. Abbiate pazienza, ma per Natale ci sarà una bella iniziativa. Se tutto fila liscio, ci sposteremo fuori regione e da fuori regione ci sarà un brand importante che arriverà qui in Canavese nelle feste di Natale. Voglio giusto mettervi un po' di curiosità. Dopodiché vi invito invece, invito soprattutto gli amministratori, ma tutti gli operatori, tutti i cittadini, il 4 settembre. Il 4 settembre ci sarà un'iniziativa al castello alle 5 del pomeriggio, dove parteciperanno Peppone Calabrese, presentatore di Linea Verde, e Angelo Mellone, vice direttore di Rai 1. Il titolo della masterclass sarà Locus, trasformare la materia in desiderio, che sembra una roba filosofica, ma non lo è. È una masterclass che servirà a noi territorio per crescere. Perché secondo me noi dobbiamo imparare da chi gira, da chi sa, da chi vede, da chi conosce. Dobbiamo farlo nostro e dobbiamo anche essere bravi a migliorarlo. Questa è la nostra sfida. Dobbiamo anche essere bravi a fare meglio degli altri, se vogliamo attrarre gente in Canavese. Vi parlo del museo, che sarà, come vi ho detto prima, Siamo un po' dislocati per questa mostra della ceramica, perché sono partiti i restauri di Palazzo Botton. Palazzo Botton sarà restaurato, io immagino, fino a primavera, dopodiché partiranno gli allestimenti e dopodiché partirà il vero, quello che io vi ho sempre detto, museo, che a me non piace il nome museo, dobbiamo trovare un altro nome. Che avrà tre sezioni, quella di Palazzo Botton, i laboratori ai quali stiamo lavorando. Abbiamo iniziato un lavoro con Regione Piemonte, ovviamente con la giunta comunale, per poter installare dei laboratori, perché il museo senza laboratori funziona poco. E poi e con questo chiudo e poi la parte all'aperto, che io ritengo essere la vera forza della nostra città. Noi abbiamo circa 700 opere
installate per la città, in giro per la città e per le frazioni ovviamente. Sono queste che vanno valorizzate. Abbiamo delle opere, le più conosciute, l'Arco di Pomodoro, che ahimè ha un piccolo problema che spero di risolvere presto, al Monumento alla Stufa, alle Anfore di Steller, a tante altre opere che sono dislocate per la città. E poi abbiamo due particolarità, i pitocci sui camini delle case e le insegne in ceramica, che io ritengo siano davvero un buon biglietto da visita per la città. Per cui io vi invito a vivere e a visitare la nostra città. Grazie e buona mostra a tutti. Della città di Castellamonte, Claudio Betaz. Grazie. Il sindaco aveva promesso al sindaco di essere brevi, poi lui ha sforato nel tempo, quindi cercheremo di essere brevissimi. Innanzitutto il mio ringraziamento principale va ai ceramisti di Castellamonte. Come ha detto il sindaco prima, Castellamonte fa parte del circuito dell'AICC, ne è fondatrice, l'ente che racchiude le città di antica tradizione ceramica in tutta Italia, e l'unica in Piemonte, e quindi oggi chi parla di produzione ceramica in Piemonte parla di Castellamonte. E se questa tradizione non è antica ma si è rinnovata, è moderna e contemporanea, lo dobbiamo a tutti i ceramisti, alle persone che ognuna con le loro peculiarità lavorano la ceramica e tengono alto ancora il nome di Castellamonte nel circuito delle città della ceramica. In fin dei conti la mostra della ceramica è nata 61 anni fa proprio per questo, per valorizzare la produzione locale. Tanti ceramisti, tante delle persone che oggi lavorano la ceramica a Castellamonte sono passati come studenti, come insegnanti, come dirigenti nella scuola che abbiamo alle spalle. Purtroppo quest'anno non sarà possibile visitare i laboratori della ceramica nel plesso che vedete laggiù, perché anche quell'edificio è oggetto di restauro e di allargamento, perché le iscrizioni per i prossimi anni sono cospicue. Come amministrazione e come cittadinanza tutta dobbiamo impegnarci affinché le iscrizioni, in particolare alla classe della ceramica, siano sempre più cospicue, perché dobbiamo lavorare tutti insieme affinché a Castellamonte si creino le condizioni perché i giovani studenti e le eccellenze che escono da questo istituto possano trovare nel nostro comune la loro produzione, la loro vita, e possano contribuire allo sviluppo di questo territorio. E vi assicuro, e come potrete vedere anche all'interno, che le loro creazioni sono sempre di una qualità elevatissima. Ringrazio anch'io il curatore, il professor Giuseppe Bertero, che a cui da anni affidiamo la curatela di questa mostra, perché quest'anno abbiamo dato la difficoltà in più dell'assenza del Palazzo Botton, che era il punto espositivo nobile delle mostre dell'anno scorso. E assieme a lui abbiamo concordato non solo la valorizzazione dei ceramisti locali, ma la continuazione del progetto di portare a Castellamonte eccellenze da tutto il mondo, e contemporaneamente, e queste eccellenze, questi ceramisti contemporaneamente portano nei luoghi dove vivono e dove lavorano il nome di Castellamonte come eccellenza italiana e piemontese. Per questo vi invito ad andare a ammirare le ceramiche nere di Marginea nella sala consigliare, vi invito a visitare al Centro Congressi Martinetti le opere arrivate da tutto il mondo della quarta edizione del concorso internazionale della ceramica, di cui alla fine di questa cerimonia sveleremo i vincitori. Vi invito a assistere
dalle numerosi eventi collaterali che spesso nella rotonda antonelliana sono complementari all'esposizione della scultura contemporanea in ceramica, e vi assicuro che di sera, con l'illuminazione adeguata, l'atmosfera che si respira è veramente di un museo a cielo aperto di eccezionale fattura. Ringrazio anch'io la Filarmonica, e ricordo che la Filarmonica e la Scuola di Musica di Castellamonte compie quest'anno 200 anni, e infatti nel punto espositivo, che è la Casa della Musica, si trova il frutto della collaborazione tra la Filarmonica e il Liceo Artistico, che vede prodotti dai ragazzi del liceo diversi manufatti chiaramente di ispirazione musicale. Vi invito, insomma, come ha ricordato il sindaco, a vivere questa mostra della ceramica a tutto tondo, a soffermarvi in tutti i punti espositivi, e lasciamo che sia la ceramica e l'arte a parlare. Grazie. Il professor Daniele Bertallino e il preside dell'Istituto 25 Aprile Faccio. Allora, cerco di recuperare tempo ringraziando tutti insieme, perché così non dimentico nessuno, tutti i soggetti coinvolti, a partire dalle persone, dai cittadini che sono presenti qua, quelli che non sono presenti ma sono comunque di Castellamonte e in qualche modo contribuiscono. E faccio presente, appunto, questo centenario. Avevamo già celebrato una ricorrenza a inizio maggio, in cui sono intervenuti, appunto, sindaco, altri soggetti, quindi qualcosa, insomma, la confermo, e poi aggiungo qualcosa di nuovo. Dicevo già, la scuola parte del territorio e il territorio parte della scuola, questa è una conferma. La scuola, che è molto particolare se la vedete dentro, questa scuola è anche un museo, si sta avverando quella cosa che avevo proposto al sindaco e che ha accolto, leggendo quasi nel pensiero, questa idea del museo diffuso, insomma, che permette di essere immersi nell'arte. Questo, oltretutto, tutela anche l'arte dal diventare un qualcosa di elitario, autoreferenziale, dal quale siamo lontani, no? L'arte ha un'identità, ha una storia e ha una geografia. Noi abbiamo una storia, abbiamo una geografia, non siamo astratti, e tanto più noi rafforziamo la nostra identità nello spazio, nel tempo, appunto, quindi nella geografia e nella storia, quanto più avremo ricchezza e soddisfazione nel confrontarci con le altre realtà che abbiamo la fortuna e la grazia di ricevere. Proprio per questo l'arte va al di là proprio di quello che è semplicemente ciò che è materiale. Ricordo, arte e produzione, quindi sembra un qualcosa di immateriale, ma va proprio oltre. Proprio per questo mi permetto di fare un pensiero speciale per Carmen, nostra studentessa. Sicuramente, al di là di quello in cui ciascuno di noi può credere, di sicuro vive il contatto proprio con quest'arte che va oltre. E questo, insomma, non possiamo non sentirci vicini. L'arte, prima di tutto, sono già le persone. Noi stessi siamo arte. Anch'io, che ho tutt'altra provenienza culturale, che al liceo scientifico, quindi cose dilettantisti al confronto, se avevo 5 di disegno andava già bene. Nello stesso tempo, appunto, proprio per questo mi fa piacere esserci immerso e poterne godere, e poter, insomma, essere veicolo e canale per permettere a tutti voi
di goderne. Grazie ancora e buon centenario. Due dimenticanze, classico. La prima, il saluto agli ex allievi, all'associazione ex allievi che ci sta dando una grossa mano nell'organizzazione. E la seconda, questa è grave, bravissima, ma meno male che me ne sono ricordata, ai miei colleghi dell'Unione Montana Valle Sacra. Io sono anche presidente dell'Unione Montana Valle Sacra, non avevo ringraziato uno dei soci istituzionali più importanti che è appunto l'Unione Montana Valle Sacra. Chiedo scusa, grazie. Allora, è stato un allievo della Faccio, per un anno è stato preside della Faccio, per 5 anni ha avuto l'incarico di curatore della mostra, il professor Giuseppe Berpero. Grazie, benvenuti, io cercherò di essere molto breve perché è davvero caldo e i ringraziamenti sono già stati fatti, ma io devo ringraziare davvero tutti coloro che hanno reso possibile l'allestimento di questa mostra, perché mancandomi il bottone abbiamo dovuto fare delle cose un po' diverse e strane, abbiamo dovuto coinvolgere di più il territorio. E quindi grazie a chi ha accolto le nostre proposte, a chi ci ha dato un sostegno notevole, a chi mi ha aiutato a realizzare la mostra, a cominciare da Renato Giovannini, da Publialfa e poi alla Legno Plastic che mi hanno aiutato, Plastic Legno, che vedrete perché la ringrazio nella mostra al Martinetti, Tomaino, Formento, eccetera, eccetera, l'elettricista, la ditta Calderera. Sì, che per chi si fermerà questa sera potrà vedere gli effetti della illuminazione nella rotonda Antonelliana. La mostra è stata dedicata all'Ucraina, questo perché io avevo invitato dei ceramisti ucraini ad esporre. Il 28 febbraio mi rispondono che purtroppo si trovano nei sotterranei della loro città e sopra di loro stanno piovendo bombe russe e che quindi non si possono muovere e che non sarà possibile neanche ovviamente spedire delle opere. Ciò nonostante, 5 artisti dell'Ucraina sono riusciti, non so come, a far pervenire le loro opere, le troverete al Palazzo Martinetti. Poi è dedicato ovviamente al liceo artistico, al Faccio, sono 100 anni e mi fa molto piacere in questa occasione ricordare Enrico Carmassi, che è stato anche il mio insegnante, e abbiamo alla Casa della Musica una bella opera che ci è stata data in comodato d'uso dalla Fondazione San Paolo. Poi lì vedrete quello che ha già detto il sindaco, le opere degli allievi del liceo artistico. Ci spostiamo quindi al Martinetti, dove ci sarà la mostra delle opere del concorso Ceramics in Love, giunto alla sua 4ª edizione, artisti provenienti da tutta Italia e da altre 20 nazioni del mondo. Dal Giappone, è curioso, dal Giappone partecipa un italiano, non ho capito. Poi abbiamo tante altre provenienze, alcune sono state premiate, avrete modo di applaudirli più tardi. Sopra al primo piano abbiamo lasciato la mostra del concorso Ceramiche Sonore, era stata visitata poco, è stata aperta poco, quindi l'abbiamo lasciata esposta. Su, all'ultimo piano del Martinetti,
dove abbiamo la collezione delle terrecotte che fischiano, ceramiche sonore di Clizia, abbiamo ospitato due artisti di Albissola, Marina e Savona, Paolo Pastorino e Gianluca Cutrupi. Credo che vi sorprenderanno abbastanza. Da lì ci sposteremo al cantiere delle arti, che è sulla strada, poi arriviamo al palazzo comunale, dove andiamo a inaugurare la mostra delle opere della ceramica rumena. La ceramica nera di Marginea per me è una scoperta veramente bella, ma soprattutto uno scultore meraviglioso di Bucarest che si chiama Nicolae Moldovan. Vi sorprenderà anche questo scultore, davvero notevole. Poi da lì scenderemo, vedrete le stufe, il brand di Castellamonte, bellissime stufe, e ci spostiamo nella rotonda antonelliana. Quest'anno, accanto agli artisti di Castellamonte, abbiamo ospitato artisti provenienti dalla baia della ceramica, ovvero Savona, Albissola Marina, Albissola Superiore e Celle Ligure, e abbiamo anche lì degli artisti, adesso non vi cito perché sennò diventa una roba lunga. Abbiamo un giovane artista di Faenza, con un'opera anche lì molto interessante, è un artista che io dico di Pavia, ma è un artista, basta, è un bravissimo scultore in ceramica, di cui vedrete l'opera nella rotonda e anche un'opera nel concorso. Dopodiché ci spostiamo alle Fornaci Pagliero. È stato un luogo, è stato molto accogliente Daniele Checchi, perché ci ha offerto la possibilità di utilizzare uno spazio molto bello, e lì espone la Galleria Gulli Arte con un progetto che si chiama Keramos, con 9 artisti ceramisti contemporanei, davvero molto molto interessante, che vi assicuro vi sorprenderanno. E poi abbiamo anche la personale di Brenno Pesci, Uomini e Santi. Brenno Pesci è un artista qui di Castellamonte, peraltro mio compagno di scuola. E poi ci sono altre esposizioni all'interno di questa fornace, che è una meraviglia come archeologia industriale della ceramica, è uno spettacolo da vedere. E a 2 chilometri neanche, in frazione Spineto. Non dico altro, spero che tutto quello che vedrete vi piaccia, io ce l'ho messa tutta, più di così non so che dirvi. Grazie di essere venuti e buona vita. Si aggiunge alla lista qualcuno. Saluto il vice console del Marocco che è presente qui con noi, grazie. E adesso i saluti da parte della città metropolitana, il vice sindaco Jacopo Suppo. Grazie mille, buongiorno a tutti. È un piacere essere qui, la seconda volta che come città metropolitana partecipiamo ad un'iniziativa a Castellamonte dedicata alla ceramica. Come ricordava il preside poco fa, già a maggio ci siamo trovati per festeggiare un compleanno, per spegnere 100 candeline su una torta davvero molto importante, e il trovarsi qui oggi ad agosto con un piazzale pieno di persone, pieno di amministratori, o vuol dire che non facciamo più le ferie, che nessuno di noi le fa più, oppure vuol dire che a questa iniziativa, a questa tradizione siamo tutti molto legati come territorio e anche come area vasta. Tradizione, perché se c'è una scuola che festeggia 100 anni e una mostra che ne fa 61, vuol dire che la tradizione è forte ed è radicata, ma vuol dire anche che c'è innovazione, come diceva l'assessore prima, quindi un legame che si tiene insieme tra la scuola, gli industriali, chi produce lavoro, chi la lavora la ceramica, chi la commercializza, chi la fa conoscere nel mondo. Ecco, questo luogo è davvero un'eccellenza del vostro territorio, e mi fa piacere che Pasquale nel suo intervento più volte ha parlato di Canavese
non ha parlato solo di Castellamonte, di Valle Sacra, ma di tutto il territorio del Canavese, e le fasce tricolori che sono qui presenti oggi sono una testimonianza viva di come questo vostro territorio è in grado di fare rete, è in grado di fare sinergia, è in grado di mettere a sistema delle peculiarità che solo voi avete in questo campo e avete saputo valorizzare e portare avanti davvero con intelligenza e con capacità. La presenza anche dei parlamentari, di consiglieri regionali, testimonia quanto le istituzioni siano vicine alle iniziative che Castellamonte e il mondo della ceramica ha fatto e vorrà fare in futuro, perché abbiamo la consapevolezza che grazie a momenti come questo e grazie a un sistema come quello appunto legato al mondo della ceramica si possa promuovere il territorio, lo si possa fare conoscere e soprattutto lo si possa far crescere a livello culturale, a livello sociale e a livello economico. Chiudo riprendendo appunto ancora una volta quello che diceva il preside prima rispetto al fatto che questa sia poi una mostra diffusa, no? Non dobbiamo pensare all'arte, non dobbiamo pensare alla ceramica come qualcosa che sta al di fuori, no, delle nostre vite, una cosa alta, eterea, slegata dalla realtà. Ecco, il fatto che ci siano oltre 700 installazioni fisse in giro per Castellamonte, il fatto che le esposizioni siano diffuse sul territorio non solo testimonia la lungimiranza di come è stata pensata questa esposizione, ma testimonia il legame forte tra questa tradizione, il territorio e i cittadini di Castellamonte e del Canavese tutto. Quindi complimenti a tutti voi per portare avanti una storia davvero importante e che ha un significato profondo non solo per il Canavese, ma anche per tutta la città metropolitana di Torino. Grazie mille. Allora, è arrivato il presidente di UNCEM, Unione Nazionale Comunità Montane d'Italia, Marco Bussone, che saluto, e abbiamo anche il direttore generale dell'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, che è Marco Orlando. Grazie. E io volevo solo scusarmi perché mi sono dimenticato di citare un prezioso collaboratore che è Gianni Francesco Cordero, che mi aiuta nella composizione del catalogo, nello scrivere delle cose significative. Claudio Bettas ha detto che io ho ricordato Luca Chiartano, io non mi ricordo. Luca Chiartano ha fatto un bellissimo manifesto quest'anno prendendo ispirazione da un particolare di Enrico Carmasi. Volevo dire questo, né? La parola al consigliere regionale Mauro Fava. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie sindaco. Io, oggi è un onore essere qua a rappresentare il nostro governatore Alberto Ciri, la sua giunta, tutto il consiglio regionale. Ho anche qui a fianco la nostra consigliera, la mia collega Monica Canali. Cosa c'è da dire? Hai ringraziato tantissime persone, però io voglio fare un ringraziamento particolare alla tua amministrazione, perché conoscendoli uno ad uno posso dire che in questi due anni di difficoltà che il territorio ha passato, voi non avete mai perso né la foga né l'impegno per portare avanti questa mostra, e questo è un onore non solo per Castellamonte e per la tua amministrazione, ma per tutto il nostro territorio e per tutta la regione Piemonte, perché questa è un'eccellenza regionale e oltre, perché come vedi e come dici tu Pasquale, gli artisti arrivano un po' da tutte le parti, non sono solo più a livello regionale né nazionale, ma sono da parecchi paesi del mondo. Questo vuol dire che rappresentiamo il Piemonte, Castellamonte, ma tutto il territorio in varie nazioni, e questo non è altro che onorare noi che arriviamo dalla regione, che facciamo dei passaggi tutti i giorni pensando alla sinergia che può fare un territorio con l'altro. Oggi abbiamo visto tante fasce tricolori e la cosa più bella che c'è per noi, che siamo, diciamo, lo scalino un po' più sopra, che vediamo le parti sotto, quando c'è questa sinergia vuol dire che il territorio cresce, ha voglia di fare tanto, ha voglia di fare sinergia, che è la cosa più importante, perché un comune da solo fa poca strada, tanti assieme si va molto molto lontano, e questo è un evento. Prima parlavi di un evento che ha messo la curiosità, io conosco la tua curiosità e sei molto bravo a creare delle cose importanti, non solo come hai detto prima per il Canavese, ma anche per onorare tutta la regione, la città metropolitana, tutto quanto possa essere importante per il nostro territorio. Vorrei soltanto concludere, ancora ringraziare
i sindaci che sono venuti qua oggi, perché tutti loro hanno qualcosa di particolare, di eccellente nel loro territorio, ma oggi sono qua a onorare il tuo lavoro, Pasquale, il lavoro della tua amministrazione, il lavoro che state facendo per questa eccellenza che è la ceramica. Spero che ben presto venga onorata ad alti livelli, come merita proprio avere una posizione in questo passaggio qui. Grazie Pasquale, grazie a tutti i sindaci, grazie ai colleghi che ci sono presenti, i parlamentari. Grazie. Il presidente della sede territoriale di Ivrea Canavese della CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato della Piccola e Media Impresa, Nicola Ziano. Grazie, è veramente un piacere e anche un onore per CNA continuare la collaborazione che ormai dura da più di 20 anni a questa importante mostra. Oltre ai ringraziamenti, io dovrei proprio fare i complimenti all'amministrazione di Pasquale e all'assessore Bettas, perché mi pare che dal mio punto di vista ogni anno la mostra acquisti un po' più di internazionalità. Oggi vediamo esposte, grazie alla collaborazione con CNA, queste opere al Palazzo Martinetti che ci permettono anche, uno, di avere come protagonisti i giovani, e ancora di più quest'anno che ci troviamo alle spalle un istituto di giovani, è molto importante averli come protagonisti e come futuro, come farci sperare come futuro, visto che abbiamo scoperto che ai giovani piace molto modellare la ceramica. Quindi al Palazzo Martinetti ci saranno le opere che ci consentono anche di ricordare una persona a CNA, una dirigente di CNA che senz'altro Castellamonte è molto cara, che è Silvana Neri, a cui la CNA ha intitolato questo premio e che quindi credo che a tutti possa piacere. Quindi vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo anche che al Palazzo Martinetti è anche presente una mostra del gioiello ceramico, che diciamo è una sezione in più che da diversi anni insomma abbellisce un pochettino la mostra. Grazie. Anticipato prima il sindaco la sua presenza e il console generale di Romania Torino e la dottoressa Ioana Gheorghias. Grazie, buonasera, è un difficile compito, penso che sono l'ultima che prende la parola, no? Allora proverò a non dilungarmi, anche se ci sono tante cose da dire. Inizierei con i dovuti ringraziamenti. Non sono dovuti soltanto perché questo grande e bello evento ci coinvolge, ma sono dovuti anche perché ci fa un grande onore, un grande piacere poter partecipare. Grazie al sindaco Pasquale Mazza, grazie al professor Bertero, grazie a tutti coloro che hanno reso possibile la partecipazione della Romania come diciamo primo ospite estero di questo grande evento. Poi vorrei ringraziare il sindaco e il professor perché non hanno rinunciato a portare avanti questa iniziativa, anche se abbiamo avuto un po' di ostacoli. È molto apprezzato lo sforzo. Poi, passando al messaggio importante che questo evento vuole trasmettere, dobbiamo riferirci all'Ucraina e vorrei congratularmi con l'amministrazione e con tutti gli organizzatori per aver avuto l'intento, non solo l'intento, per aver proceduto in inviare questo messaggio importantissimo di sostegno ad un paese amico che sta attraversando un periodo difficilissimo. Complimenti e congratulazioni per quello che state facendo. Non potrei non riferirmi ai legami che esistono tra l'Italia e la Romania, tra il Piemonte e la Romania e tra il Castellamonte e la Romania.
farò due o tre punti. Allora, penso che non è una coincidenza che la Romania è ospite a questa edizione della mostra. Quest'anno festeggiamo i 25 anni dalla firma della dichiarazione del partenariato strategico tra la Romania e l'Italia. Allora aggiungiamo un'altra festa, un'altra ricorrenza. Poi sapete molto bene che il diplomatico romeno e poeta Vasile Alexandri faceva tanti passaggi qui nel Piemonte, a Torino, era ospite di Cavour, esiste anche una strada dedicata ad Alexandri e spero che entro 2 mesi metteremo anche 2 targhe nel suo onore. Allora, la presenza romena è sempre stata dai tempi passati una consistente a tutti i livelli. Vorrei sottolineare anche il legame tra il Castellamonte e la Romania e viceversa. Penso che già sapete che in Castellamonte vivono più di 634 miei connazionali. Colgo l'occasione per ringraziarvi per averli accolti così bene, perché sono, come accennava anche il sindaco, una comunità ben integrata, inserita in tutti i tessuti sociale, economico ed ecco anche culturale. Sono convinta che questo è uno dei legami più forti. Questo tipo di eventi, questo tipo di diplomazia culturale pubblica non fa altro che stringere i legami, che consolidarli e che favorire gli scambi tra le nostre varie comunità. Poi il Castellamonte è stato uno dei partner che hanno aiutato un comune della Romania nel 2014, se non vado errato, con la protezione civile, tutto quanto in un momento un po' difficile. È stato firmato anche un patto di fratellanza tra il Castellamonte e un comune romeno e vorrei cogliere l'occasione per lanciare un invito al sindaco e all'amministrazione per portare avanti questo tipo di iniziative. Allora, forse valuteremo fare anche un accordo di gemellaggio, no? Sarebbe una strada normale, giusta, anche se, perché ecco, abbiamo questo grande scambio non solo economico e della comunità, ma anche culturale. Possiamo dire che abbiamo iniziato con gli aspetti concreti, con la collaborazione su tutti i fronti e poi dobbiamo soltanto fare la procedura, diciamo, dei documenti. Non mi dilungherò oltre, vorrei soltanto anche salutare il mio collega, il viceconsole del Marocco, vorrei salutare tutti i sindaci e sono contenta che vedo anche tanti amici tra di loro, l'assessora Pentenero che è sempre un partner di fiducia per noi, i rappresentanti del Parlamento e tutti quanti. Lancerò un invito non soltanto alla comunità romena, ma a tutte le comunità presenti in Castellamonte, in Piemonte, perché no, anche dalle altre regioni, di visitare la mostra, di visitare la mostra della Romania che ha dei pezzi bellissimi con la ceramica nera di Margina e anche con i pezzi un po' più contemporanei del nostro artista Moldovan. In questa occasione vorrei ringraziare anche il mio connazionale Andrei Scribniciuk per aver reso possibile questo trasporto dei pezzi di Margina. Come dicevo, è una missione difficile essere l'ultima che parla, allora non mi dilungo, vorrei anche assicurarvi che siccome
i prossimi anni, nelle prossime edizioni, ci saranno anche altri paesi ospiti. In quanto decano del corpo consolare, potete contare su di noi, sul nostro corpo consolare accreditato a Torino, per favorire e continuare questo tipo di iniziative. Che prima di procedere alle premiazioni ci sono i ragazzi di Mariupol. Dove sono i ragazzi di Mariupol? Eccoli. Alla premiazione facciamo qua davanti. Allora passiamo qua. Allora, i ragazzi di Mariupol, so che a loro facciamo un grande applauso, sono ospiti della città di una foto ufficiale per la stampa, un sorriso per quanto possibile, perché ormai il caldo penso li abbia esausti. Coraggio, coraggio. Abbiamo perso la possibilità di sorriso. Доброго дня, мене звати Оксана, я є керівник дитячого центру «Ковчег миру». Buongiorno a tutti, sono Oksana, sono la direttrice di Orfanotrofio Arca della Pace di Mariupol. Маю велику честь і дуже дякую за гостинність, за запрошення, що можемо бути присутні на виставці, яка посвячена Україні. Per noi è un onore essere presenti qui oggi alla Mostra della Ceramica che è dedicata quest'anno all'Ucraina. І радію в тому, що можу усім вам подякувати за те, що ви є солідарні разом з нами, з Україною, підтримуєте. Sono contenta che oggi sono qui e posso ringraziare tutti voi per la solidarietà che ci date, il sostegno e aiuto. Хочу подякувати Дому Анджелу, що ми можемо перебувати в культурі. І сьогодні бачу знайомі обличчя, дуже рада, що можу вас побачити. І всім подякувати мерам за наше прийняття, за гостинність. І за усім вам, за вашу підтримку. Дякую від нашого маленького дитячого центру і також за всю, від усієї України, за вашу підтримку. Vorrei ringraziare il signor Don Angelo Bianchi che ci dà questa ospitalità all'oratorio di Castellamonte. Oggi vediamo qui tante persone già conosciute dai sindaci. Vogliamo ringraziare il sindaco di Castellamonte e il comune di Castellamonte per questa ospitalità, per il nostro piccolo orfanotrofio dei 25 bambini di Mariupol. Grazie. Дякую і хочу сказати, що з нашого боку обіцяємо вам щодня молитву за вас і також просимо молитву у вас за нас. Ми 30 серпня повертаємося на Україну і хочемо вам подарувати на пам'ять наш маленький подарунок від нас. Il 30 agosto ritorneremo in Ucraina, prima di andare a patria. Vogliamo ringraziare il comune di Castellamonte con un piccolo disegno che hanno fatto i nostri bambini. Grazie.
Grazie a Castellamonte, grazie a Canavese, grazie a Piemonte, grazie a tutta l'Italia. Slava Ucraina! E adesso, dopo i bimbi di Mariupol, la premiazione. Il concorso Ceramica Law lo vuole presentare lei, professore. Va bene, mi tocca. Allora, intanto prima di iniziare, una comunicazione da parte del sindaco. Tutti i sindaci non devono andare via. Questo è. Non potete allontanarvi perché bisogna fare una foto finale. Volevo solo ricordare, dopo la premiazione e la visita ai locali della Faccio, la mostra continua, quindi al fondo di questa via a sinistra c'è la visita alla Casa della Musica, al Centro Congressi Martinetti, ai Laboratori Artigianali di Maurizio Grandinetti, Laboratorio di Camerlo Corrado, poi il Cantiere delle Arti, poi ancora la Rotonda Antonelliana, l'ex Centro Anziani, la Sala Consigliare, le Arcate di Palazzo Antonelli e poi la Fornace Pagliero. Quindi quando è terminata la premiazione non andate via, obbligo, e si fa il giro in tutti i punti espositivi. Procediamo alla premiazione? Certo, sentite, sì. Allora, partiamo con i segnalati. L'artista segnalato per il premio Giovani Silvana Neri CNA è Johann Josef, il titolo dell'opera Il Viaggio, dalla Germania. La motivazione della giuria, il titolo Il Viaggio, le forme essenziali e geometriche di Il Viaggio sottolineano una ricerca scandita dei materiali ceramici, dalle forme che occupano l'atmosfera come meteore, da una plastica ed articolata resa delle superfici. Il terzo segnalato del concorso Ceramics in Love, il titolo dell'opera è La condizione femminile. L'autore è Paolo Vannucchi da Lucca, che io prima l'ho visto, Gli consegniamo. Paolo Vannucchi. Paolo Vannucchi. Allora, la giuria va sta arrivando, sta arrivando. Intanto ti leggiamo le motivazioni. La motivazione della giuria. Gli aspetti della condizione femminile emergono attraverso la sequenza di piccole sculture inserite nelle teche che danno vita, consistenza e valore plastico a un sensibile racconto contemporaneo. Grazie mille. Prego. Poi abbiamo il secondo segnalato, il titolo dell'opera è Clotox X 2022, l'autore è Patrick Cruly dalla Francia. Non penso che ci sia. La giuria ha espresso il seguente parere. Con un materico espressionismo l'artista plasma la Creta, creando una figurazione quanto mai intensa e vitale sul tema Clotox X, mentre la fluidità del colore concorre a definire una personalissima immagine. Il primo segnalato del concorso, il titolo è Preghiera. L'autrice, non so se riesco a pronunciarla bene, Tetiana Paulisci, è dell'Ucraina. Prego. Preghiera, simbolica e concettualmente complessa l'opera Preghiera, è contemporaneamente espressione, sofferenza e preghiera di un cosacco Kobzar, un filosofo errante che denuncia l'impero russo che ha ucciso il popolo ucraino per 300 anni. Fa parte di quei 5 artisti che sono riusciti a far arrivare fino a noi le loro opere. E poi cominciamo con i premi. Il premio Giovani Silvana Neri CNA, e qui Stefanoni Alessio, che viene con la sua targa, ed è il titolo Filo Rosso, l'autrice molto giovane, e Letizia Pennacino.
ritira il premio il papà Oscar Pennacino. Dov'è? Con Filo Rosso, la giovane autrice sviluppa una delicata narrazione che richiama l'attenzione su una leggenda giapponese. Ognuno di noi ha un visibile filo rosso che lo lega alla sua anima gemella che incontrerà e sposerà. Vuol dire qualcosa adesso? Seconda edizione del premio dedicato a Silvana Neri, imprenditrice illuminata insieme a Roberto, compagno di mia vita. Hanno creduto e investito sulla ceramica e hanno creduto e investito sui giovani. Ed è per questo motivo che CNA, attraverso la rappresentanza territoriale di Ivrea, con il presidente Ziano e il presidente provinciale Scarlatelli, hanno deciso in perpetuo ogni anno di consegnare ad una giovane o un giovane artista promettente questo premio come un'iniezione di fiducia nel futuro, perché la ceramica ha un futuro se i giovani imparano a lavorarla, a sporcarsi le mani. Quindi ci fa particolarmente piacere quest'anno che una giovanissima artista che avremmo voluto conoscere, ma spero che ci sarà l'occasione, comunque il papà ritira la targa, questo comunque è molto bello, tra l'altro so che lei è anche un artista, mi pare sia presente anche qui alla mostra, quindi che una giovanissima, davvero promettente, talentuosa ragazza di Savona possa ricevere questo premio, che sia davvero un augurio per il futuro. Scusate, vorrei qui vicino a me Gianni Cordero, che fa parte della giuria, oltre a essere insomma anche lui l'autore, eccolo qua. Oh, no, troppo onore, ti tocca sopportare il peso di queste valutazioni. E passiamo ai premi del concorso Ceramics in Love, il terzo premio. Il titolo dell'opera è Cavallo di Troia. L'autore è Maurizio Grandinetti di Castellamonte. Prego. Palpitante, si confronta con una realtà apparente, con un gioco di prospettive, con la mitica ed affascinante storia dell'umanità che ha attraversato i secoli, sino a raggiungere l'attuale dimensione tecnologica. Bravo. Scusate la parentesi, ma io, Maurizio Grandinetti è il mio salvatore, perché lui, oltre ad essere un bravo ceramista, scultore, artista, è un restauratore eccezionale. E quindi quando mi arrivano le opere a pezzi, a strapezzi, come mi sono arrivate, lui me le restaura e fa dei miracoli. È molto bravo. Grazie. Passiamo al secondo premio. Dick, Svolazzando nel vento. L'autore è Stella Ivanova dal Portogallo. Ecco Stella Ivanova con noi. È tornata. Lieve, elegante, sospesa nello spazio, svolazzando nel vento esprime ricordi, sottili emozioni e combinazioni di piedi e di vuoti, secondo una trama che si misura con la poesia del tempo e una singolare sapienza tecnico-compositiva. E passiamo al primo premio del concorso. Si chiama Abbastanza Fantastico. L'autore è Hasan Numan Sukaglar dalla Turchia. La giuria l'ha definito l'opera. La struttura verticale di Fantastic Now rinnova l'incontro con un fantasioso edificio dell'estremo oriente, con l'alternarsi dei colori che evocano passate e celate presenze nel segno di una coinvolgente materia. Vi porto i saluti di questo artista, il quale ha anche pensato di venire fin qui dalla Turchia,
io ero un po' scoraggiato per la verità. E comunque è uno straordinario artista, abbiamo diverse opere provenienti dalla Turchia. Questi artisti in Turchia frequentano il Politecnico con la sezione ceramica. Noi, per quanto ci vada bene, ci fermiamo al liceo artistico. Do basta per lei. Evviva la Turchia! Quindi. Discorsi ufficiali sono conclusi, le premiazioni pure, e allora il compito ai sindaci. Il sindaco Mazza mi ha detto di sistemarmi qua davanti per la foto ufficiale, foto con i sindaci e con la fascia tricolore, e poi il taglio del nastro della 61esima mostra della ceramica. Buona visita a tutti. Manco io. Grandante. Grandante. Per forza. Posto? Sì. Proviamo. Basta critica, vai.